Loro hanno rappresentato qual è la situazione della città, noi abbiamo detto che in questa situazione il rischio serissimo è che poi alla fine, anzi non è un rischio, è la realtà, i deboli siano quelli che debbono pagare lo sconto maggiore, perché purtroppo quando ti sta male i primi che cadono sono quelli più deboli. Di fronte a questa ineluttabile verità, noi abbiamo preannunciato già ieri sera che se entro 10 giorni non ci saranno risposte concrete, e per risposte concrete si intendono garanzie e certezze rispetto alla continuità dei servizi, oltre ai pagamenti, cioè qua i problemi sono due, c'è un problema di sofferenza enorme del passato, ma oggi si aggiunge un problema sul futuro che non è meno importante, cioè si parla di tagli del 30% in servizi che sono già stati tagliati del 30% negli ultimi 2 anni, servizi che già sono al di sotto delle soglie di sopportabilità, servizi che sono gestite da organizzazioni senza fini di lucro, associazioni cooperative, che quindi non è che hanno imprenditori che possono mettere di loro e far superare la tempesta, diciamo. E quindi significa sostanzialmente chiedere la fine dello Stato sociale. Per cui noi questa posizione ieri l'abbiamo chiarita in maniera ferma. Noi entro 10 giorni, noi già da oggi manderemo le lettere di preavviso di licenziamento per gli operatori, manderemo le lettere di avviso alle famiglie che tra 10 giorni sospenderemo i servizi. Loro, i commissari, probabilmente si sono resi conto della situazione particolare del nostro settore e della delicatezza del nostro settore e hanno voluto ribadire che comunque in questi 10 giorni faranno tutto il possibile per scongiurare questa chiusura. Il dialogo resta aperto, però ad oggi le posizioni sono molto molto distanti, cioè non possiamo in alcun modo sopportare questa situazione, né possiamo sopportare che si faccia di tutta l'erba un fascio, che si facciano parti uguali fra diseguali, cioè questa non è giustizia, cioè noi siamo il settore che spende di meno e che è maggiormente sottoposto alle angherie del periodo, quindi sotto questo punto di vista noi siamo fermi nella nostra posizione.